tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ciclone Forza 2 in arrivo sull'Italia, che porterà un'ondata di maltempo anche nella nostra regione nelle giornate di sabato e domenica. Tutti i dettagli tra poco con l'aiuto dell'esperto. Giro di poltrone nel Partito Democratico. Cristian Fanesi sarà il settimo assessore con delega ai lavori pubblici, mentre Rosetta Fulvi, presidente del Consiglio Comunale, al posto di Renato Claudio Minardi. La nostra vita vissuta all'ombra dei grandi silos è quella della famiglia Alessandri, che gioisce all'idea di rivederle al loro posto nell'area dove un tempo sorgeva lo zuccherificio. Mentre si continua a discutere del nuovo ospedale unico Fano Pesaro, al Santa Croce prosegue nei lavori di sistemazione del blocco operatorio e del polo endoscopico. La Fondazione Carifano dona altri due macchinari. Correrò la maratona di New York per raccogliere fondi da destinare alla famiglia del piccolo Federico, il bimbo fanese colpito dal morbo di Crabbe, che dovrà sottoporsi ad una cura costosissima all'estero. Il dialetto fanese è questo sconosciuto, in famiglia lo parlano soprattutto gli adulti, mentre quasi per niente tra i giovani. Dire che è una lingua che tira moltissimo sia a teatro che al cinema. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Ben ritrovati al nostro telegiornale. Un'ondata di maltempo che sta per abbattersi sull'Italia a partire dalla giornata di venerdì, poi via via proseguirà verso il resto dell'Italia centro-meridionale. Per i dettagli ci colleghiamo adesso con l'esperto meteo Francesco Cangiotti del sito geometeo.it. Buonasera. Allora, dunque, che cosa ci attende soprattutto per la giornata di sabato? Sì, buonasera direttore. Come ha detto giustamente lei, nel corso del fine settimana tenderà a formarsi questo ciclone mediterraneo che dalle coste del Nord Africa via via risalirà verso nord-est e quindi andrà a collocarsi poi nella giornata di sabato sul Medio Tirreno. Questa posizione del minimo ciclonico richiamerà attorno a sé dei corpi nuvolosi con associate precipitazioni anche intense che si abbatteranno in particolare sulle regioni centro-meridionali, colpiranno il Lazio e anche la parte del Medio-Basso Adriatico, quindi anche la nostra regione. Avremo quindi a partire già dalla mattinata di sabato un cielo molto nuvoloso coperto su gran parte del nostro territorio, con precipitazioni che via via nel corso della giornata si faranno più intense e decise, ad iniziare dalle aree centro-meridionali delle Marche per poi via via spostarsi verso nord. Quindi ci attende una giornata di sabato dal tempo perturbato, con accumuli di pioggia che nelle 24 ore potranno localmente raggiungere anche 50-70 mm. Quindi raccomandiamo di prestare attenzione anche alle problematiche di natura idrogeologica che potrebbero interessare soprattutto i settori collinari e appenninici. Bene, grazie. Ci aggiorneremo nella giornata di domani per seguire dunque l'evoluzione di questa nuova ondata di maltempo. Allora, adesso la politica, la segreteria del Partito Democratico di Fano ha trovato un accordo, dunque Rosetta Fulvi diventerà presidente del Consiglio Comunale, mentre Cristian Fanesi il settimo assessore con la delega all'urbanistica. Rosetta Fulvi, nuovo presidente del Consiglio Comunale di Fano al posto di Renato Claudio Minardi, eletto in Regione, e Cristian Fanesi, settimo assessore della Giunta Seri, con delega ai lavori pubblici. È quanto deciso dalla segreteria del Partito Democratico, che nella seduta di ieri ha raggiunto l'accordo mettendo fine ad una lunga trattativa. Prima di tutto Massimo Seri, il nostro sindaco, ha chiesto al PD di fornire dei nomi, uomini e donne, che servono per rafforzare la squadra di governo e soprattutto andare all'avvicendamento di Renato Claudio Minardi, che è stato eletto in regione dopo una campagna elettorale che l'ha visto vincitore, insomma, nel maggio scorso. Quindi il Partito Democratico ha espresso nomi di uomini e di donne, in questo caso il mio e quello di Rosetta Fulvi, come persone che si mettono a disposizione di un progetto politico, si mettono a disposizione del sindaco Massimo Seri, che in piena autonomia deciderà quanto vorrà disporre per rafforzare appunto la sua azione di governo. Io credo che in tutto questo il Partito Democratico ha stabilito anche un altro concetto,
anche all'interno dello stesso partito, che occorre rafforzare il rinnovamento del Partito Democratico per dare un contributo maggiore al governo di questa città. E quindi penso che a breve, insomma, si arriverà a un rafforzamento a tutti i livelli del Partito Democratico, sia a Fano appunto che in provincia, con la presenza anche di esperienze nuove, di quarantenni che hanno voglia di misurarsi e che condividono un progetto politico. Ad intervenire sull'argomento sono stati anche i 5 Stelle. Abbiamo atteso con il fiato sospeso per tutta l'estate, hanno detto, e alla fine, dopo tiri e molla, i giovani si sono arresi e hanno alzato la bandiera bianca. La staffetta tra Minardi e Fulvi, prevista da noi fin dalla campagna elettorale, è stata accettata come inevitabile. Fanesi, che da sempre ambisce ad una poltrona più comoda di quella da consigliere comunale, concludono, contrariamente a quanto desiderato, si accontenterà di un assessore part-time e forse pure gratuito. A confermare l'ipotesi di un ruolo a costo zero è il sindaco di Fano Massimo Seri, che dovrà prendere la decisione definitiva. Una persona in più è sempre comoda, ma io ho sempre detto che a costo zero, perché non voglio che si strumentalizzi, certo, questa cosa, e poi in un momento come questo bisogna partire e dare il buon esempio, e la politica deve dare il buon esempio, l'abbiamo dato noi, lo spiegavo l'altra volta, facendo dei gesti concreti e non chiacchiere, per cui quando ci sono le condizioni e quegli elementi che io ho richiesto lo farò, però voglio dire, non è una cosa che andrà per le lunghe. Bene, da quando l'altra sera, proprio qui in questo studio del telegiornale, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Fano, Marco Paolini, ha mostrato ai telespettatori il progetto del nuovo dell'area dell'ex zuccherificio, si discute su quella costruzione, su quei due silos che potrebbero tornare alla luce dopo l'abbattimento di parecchi anni fa, e si discute sulla possibilità o meno di rifarle. Qualcuno è favorevole, qualcuno è contrario. Noi questa sera abbiamo al telefono invece la famiglia, il capofamiglia Alessandri, che è cresciuto e ha vissuto per tanti anni all'ombra di questi due silos, che tra l'altro vi mostriamo in queste immagini di repertorio grazie allo studio fotografico di Paolo Del Bianco. E, dicevo, è vissuto all'ombra di questi due silos. E allora, intanto, buonasera Alessandri. Buonasera. Dunque, lei è tra quelli favorevoli, naturalmente, eppure io avrei giurato il contrario, facendole ombra, questi due grossi silos. Qui li vediamo nel momento in cui vengono abbattuti. Ecco, lei invece è favorevole, perché? Favorevole perché è la storia di Fano, è la storia del Ponte Metauro, diciamo da 50 anni. A parte c'è stato sempre questi silos. Da San Costanzo camminate, vedevi i silos, dici lì è il Ponte Metauro, era un riferimento. È una storia, insomma, di Fano, dai. Senta, Alessandri, lei che può essere più preciso, ci può dire quando hanno abbattuto questi silos? Che anno era? Adesso di preciso non lo so, ma circa 10 anni fa, 8 anni saranno. Forse più di 10 anni allora a questo punto, credo che siano più di 10 anni. Quindi lei è favorevole comunque alla ricostruzione di questi silos? Io sono favorevole, in più non sono contrario a tutto l'obbrobrio che hanno fatto, e prima di fare tutti quei capannoni io avrei disegnato una strada che andava fino giù da Cecchini, in mezzo, dove hanno fatto i capannoni, ed a piedi fare una rotonda come uso da tutte le parti. Da noi, sì, e solo qui, c'è una quadrata al posto di una rotonda, che la gente addirittura la prende contro mano, chi non è nel posto, è un casino. Ho capito. Bene. Una rotonda fatta come si deve fare, come c'è dappertutto, insomma. Solo qui al Ponte Metauro così. Dall'altra parte non si vede, io tanto giro, non è che... Ma una rotonda quadrata come qui non l'ho mai vista. Ho capito. Grazie Alessandri. Allora, la cronaca, un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di giovedì, di oggi, intorno alle 14.30, lungo la statale Adriatica 16 in direzione di Pesaro. Due auto si sono scontrate, una di queste, una Ford Ka che vedete in questa fotografia, è finita nel fosso che costeggia la pista ciclabile. L'altra auto, invece, una Volkswagen Golf, ha subito danni alla parte anteriore. Una ragazza, che probabilmente era la guida di una delle due automobili coinvolte, secondo quanto è stato riferito da un testimone,
testimone è stata poi soccorsa da un'ambulanza del 118 di Fano per le ferite lievi riportate. È stato pubblicato oggi il bando per l'assegnazione dei contributi ai carnevali storici d'Italia. Un'opportunità certamente da non perdere, come ci spiega al telefono Alberto Berardi, già presidente della Federazione Nazionale dei Carnevali. Buonasera allora Berardi. Buonasera, buonasera. Allora ci dica un po', oggi è stato pubblicato questo bando, dunque è un'ottima opportunità per il nostro carnevale che è il carnevale storico d'Italia. Una giornata fantastica, oltre al fatto che qualche soldo in più arriverà, ma è il riconoscimento della valenza culturale del carnevale, che è una richiesta che la Federazione Italiana Carnevale aveva sempre avanzato per anni e che oggi viene finalmente riconosciuta anche in Italia dopo che il riconoscimento era arrivato dalla comunità europea. Ecco, senta Presidente, dunque, intanto il bando va fatto, bisogna avere i requisiti, ma ponendo che tutto vada bene, che cosa succederà? La cifra messa a bilancio dal Ministero dei Beni Culturali è di 1 milione. Carnevali storici ancora in funzione, numericamente sono un numero certamente inferiore, quindi mi auguro che anche dal punto di vista squisitamente finanziario la realtà ci aiuti e ci faccia vivere momenti più felici di quelli che stiamo vivendo quest'anno. Ecco, i termini per la presentazione di questo bando quali sono? Esattamente per le ore 12 del 10 gennaio anno prossimo. Come ha avuto questa notizia? Attraverso una telefonata di colei che si era molto battuta perché la legge e conseguentemente il bando diventasse operativo, e cioè la senatrice Puglisi Francesca. Grazie Alberto Berardi per questa comunicazione, dunque adesso bisognerà lavorare per presentare questo bando. Adesso invece parliamo di sanità perché ci sono buone notizie per l'ospedale di Fano, il Santa Croce. Entro la fine di marzo del prossimo anno verrà terminato il blocco operatorio, mentre entro giugno il nuovo polo endoscopico naturalmente di Fano. Vediamo. Il nuovo polo endoscopico dell'ospedale Santa Croce di Fano sarà pronto entro giugno 2016. Lo ha confermato oggi alla stampa il direttore generale di Marche Nord, Aldo Ricci. Le quattro sale saranno destinate all'attività gastroenterologica, urologica, pneumologica e ginecologica e saranno dotate di strumenti ad alta definizione che permetteranno ai medici di effettuare diagnosi sempre più precoci e precise. Una donazione importante arriverà dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Questo sarà un polo endoscopico moderno con quattro sale diagnostiche e la fondazione ci donerà tutta l'attrezzatura della gastroenterologia e quindi per un importo di circa 600.000 euro sarà chiaramente un polo diagnostico molto avanzato. E se al passo coi tempi previsti anche per il blocco operatorio che doveva essere completato entro l'anno, mentre le attrezzature entro il mese di marzo. Ci siamo, i lavori sono chiaramente in via di completamento e tra i lavori è prevista una camera operatoria che ospiterà la IORT, la radioterapia intraoperatoria per la chirurgia senologica, quindi farà di Fano il centro almeno provinciale per questo tipo di chirurgia e per questo tipo di radioterapia. Avete sentito Aldo Ricci citare la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, fondazione che in 10 anni ha donato apparecchiature per un importo superiore a 10 milioni di euro e per fortuna, aggiungiamo noi, non si è fermata qui perché ne ha donate altre due, una per il reparto di cardiologia e l'altra per il reparto di otorino.
attrezzature per un valore complessivo di 2.615.000 euro, e quanto donato dal 2004 ad oggi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fanno all'Ospedale Santa Croce. Le ultime due apparecchiature sono state presentate oggi nella sala riunioni della direzione medica. Si tratta di una colonna endoscopica di un costo di 60.000 euro, che va a completare un percorso di potenziamento del reparto di Otorino con una dotazione tecnica dell'unità operativa meglio attrezzata della Regione Marche. L'ennesimo dono della Fondazione Carifano permette di essere all'avanguardia per le patologie faringee e laringee. Il secondo strumento invece è un ecografo portatile di ultima generazione di un costo di 50.000 euro, che rappresenta un passo in avanti per ottenere ecografie ad alta definizione. Pesando solo 8 kg è trasportabile e ci consente di eseguire esami al pronto soccorso, in rianimazione, dove veniamo chiamati, e quindi arrivare immediatamente. Fino ad ora avevamo ecocardiografi che pesavano da 150 a 200 kg, quindi andare da un padiglione all'altro dell'ospedale con un ecocardiografo di 150 kg è lento, problematico. Viene utilizzato anche in terapia intensiva per eseguire l'eco al letto dei pazienti, perché lo spazio è esiguo ed essendo molto piccolo ci consente di eseguire ecocardiogrammi molto rapidamente, non spostando i letti dei pazienti, e soprattutto non spostando i pazienti che spesso e volentieri invece facevamo scendere presso il laboratorio di ecocardiografia. Orgoglioso di queste donazioni, il direttore generale Aldo Ricci, che ha sottolineato la grande attenzione e sensibilità della Fondazione Carifano verso le esigenze della sanità e il benessere della popolazione. D'altra parte, il presidente Fabio Tombari si augura di poter continuare la collaborazione con l'azienda ospedaliera anche quando Ricci lascerà il suo incarico. Noi abbiamo fatto un lungo percorso col dottor Ricci, che ringrazio per la collaborazione. E abbiamo fatto dei programmi che prevedevano appunto anche l'acquisizione di apparecchiature importanti, però bisogna adesso che questo programma fatto dal dottor Ricci venga confermato con il nuovo direttore. Spero che venga nominato presto, e quando sarà nominato ci incontreremo, e bisognerebbe coordinare anche l'attività di carattere ospedaliero anche con l'area vasta numero uno della provincia di Pesaro, specialmente per quanto riguarda l'acquisto dello IORT. Tombari inoltre ha annunciato che il prossimo anno verranno donate ulteriori apparecchiature d'eccellenza grazie ad una disponibilità economica di 1.200.000 euro. Ma i medici gli hanno già avanzato delle richieste per il futuro? Tante richieste, però queste richieste vanno poi vagliate dalla direzione generale dell'ospedale, che deve nella sua programmazione valutare quelli che sono più urgenti. C'è un fanese che si sta preparando per correre la maratona di New York, e lo farà per una causa nobilissima, quella di aiutare la famiglia del piccolo Federico. Ne parliamo con l'interessato, con Marco Savelli, che abbiamo al telefono. Buonasera Marco. Buonasera Marco. Allora, dunque, innanzitutto bravo, complimenti, perché è stato il primo a rompere il ghiaccio. Io spero che questa iniziativa che lei ha deciso di mettere in campo verrà seguita anche da altre persone. Allora, ci spieghi esattamente che cosa farà e per quale motivo? Ora, inizialmente l'idea appunto di partecipare alla maratona di New York è nata come tanti podisti amatori per realizzare un sogno, dato che la maratona, diciamo, più famosa e conosciuta al mondo. E così da buon maratoneta amatoriale mi sono preparato, nonostante qualche problema al ginocchio, e ho deciso di partecipare e realizzare questo piccolo grande sogno. Poi, per scherzo, con una battuta tra amici, è nata: ma perché non metti anche una foto dell'Isippo e la caricatura di Obama per richiedere il ritorno dell'Isippo a Fanno? Ho detto: va bene, dai, mettiamola. E successivamente è arrivata questa richiesta da parte di Tiziana, la mamma appunto di Federico, di avere un sostegno economico. Ho detto: bene, allora, dato che la maglietta ha due lati, ho detto, nell'altra parte voglio metterci una scritta semplicissima, Run for Federico, in modo tale da poter dare la possibilità a quelle associazioni, soprattutto quelle società che tramite loro possono aiutare economicamente Federico
e far sì che questo mio piccolo sogno diventi un grande sogno e dare la possibilità a Federico di curarsi con questa malattia. Okay. In quale modo, Marco, in quale modo raccoglierà dunque questi fondi da destinare alla famiglia? Perché deve sostenere delle cure, l'abbiamo già detto, lo ripeteremo più volte, deve circa 30.000 euro ci vorranno per queste prime cure. In che modo raccoglierà questi fondi? Proprio appunto nella maglietta con la quale correrò la maratona di New York darò la possibilità a tutte le persone, società, associazioni che vorranno inserire il loro nome e il loro logo di appunto metterlo nella parte della maglietta sotto la scritta Run for Federico, ma non solo, come appunto i genitori di Federico hanno chiesto liberamente di dare un qualsiasi contributo per questa iniziativa che per me è di grande spessore umano, dato che vengo dal mondo dell'associativismo, sono consigliere a Visfano, voglio far sì che tutti i cittadini possano donare liberamente un contributo per Federico e dare la possibilità a coloro che vogliono, soprattutto le società, di mettere il loro logo a nome di sponsor. Perfetto, la maglietta speriamo che si riempia di logo, i contatti li potete trovare seguendo la pagina Facebook di Marco Savelli, digitate Marco Savelli su Facebook e troverete i contatti, il modo per mettervi d'accordo. Grazie Marco Savelli naturalmente per questa iniziativa in primis, adesso il telegiornale si occupa invece del dialetto, il dialetto fanese, per il dialetto è un momento sicuramente di grande vitalità. Perché? Perché lo dimostrano le tante iniziative che sono in programma e soprattutto alle quali partecipano tante persone, dalle rassegne dialettali a teatro, così come al film che è andato benissimo, quello degli sbancati, cioè addirittura un secondo episodio che è stato finito di girare poche settimane fa e che sarà nelle sale cinematografiche della provincia di Pesaro Urbino nel periodo prenatalizio. E lo dimostra appunto quindi tutte queste iniziative. Però c'è anche un però e lo vedremo tra poco. Intanto abbiamo incontrato oggi uno dei più grandi conoscitori del nostro dialetto, Ermanno Simoncelli. Un'intera settimana dedicata al dialetto fanese ha preso il via sabato scorso Fan Dialetto, un evento che proseguirà fino a domenica 11 promosso dalla Proloquo e dalla Fondazione Fanno Solidale sotto la direzione artistica di Nicola Anselmi con l'obiettivo di valorizzare il vernacolo locale. Relatore nonché collaboratore dell'iniziativa è lo scrittore fanese Ermanno Simoncelli. Il dialetto va per conto suo, quello che si tramanda è la lingua madre. Perché è una cosa scientifica, la lingua madre viene insegnata fin dai primi anni di scuola. È una cosa che sta venendo sempre meno, però io mi rendo conto anche a casa mia con mia figlia che non parla il mio dialetto. Però è anche un problema di evoluzione proprio tipica di qualunque lingua. Mi raccontava però che a scuola non si poteva parlare il dialetto. Quella volta era proprio negato il dialetto, il periodo post-fascista era stato negato perché nella scuola si doveva parlare l'italiano e basta, la nostra lingua madre, quindi l'italiano, guai agli inglesismi, sappiamo che cambiavano i nomi quella volta, modificavano, il nome doveva essere concluso con la vocale. C'è chi sostiene anche l'esistenza di ben tre dialetti, quali? L'Interland fanese è composto di tre zone precise, una quella del porto, quella del centro e quella della campagna. Tipo in mare, per esempio, i marinai hanno sempre usato un linguaggio molto forte, una tonalità alta. Mai sentite parlare un marinaio sottovoce? Oh, allora, Mugita, ad altissima voce a volte, ma perché? Perché si parla da un'imbarcazione all'altra. Sempre per quanto riguarda i marinai, mi raccontava che spesso loro vivevano e rimanevano proprio in zona porto. Molti non avevano mai superato la linea della liscia, perché solo le donne a volte andavano in centro quando doveva fare qualche acquisto, ma era una cosa molto rara. Un marito addirittura che aveva un fratello che si era sposato ed abitava nella zona di Calcinelli, si scrivevano per sapere come stavano, come andava, per sapere come va il figlio, se si sposa, cose di questo genere. E c'è stato addirittura uno che suo padre proprio non si era mai mosso dal porto, non era mai andato oltre la liscia, se non quando è gita punente.
Gia Ponente voleva dire morire, perché il cimitero di Fano si trova a ponente rispetto al porto, no? Quindi Gia Ponente voleva dire, quel purete, Gita Ponente, cufa, tanto come tutti. Dicevamo dei giovani che non conoscono il dialetto fanese, la lingua parlata dai loro nonni, e questo emerge anche dalle interviste che abbiamo realizzato qualche giorno fa a Fano, in centro. Queste si chiamano le capul, gli dicono, e queste gli dicono le puras. E alla fine che cosa rimane? E le gavocciul. Il dialetto, uno scrigno da custodire e tramandare. A pensarlo sono molti marchigiani che, secondo uno studio condotto da Sigma Consulting, hanno un atteggiamento positivo verso la tradizione dialettale per mantenere costumi, abitudini e tradizioni. A questo si accompagna un forte attaccamento alle proprie origini ed una sorprendente consapevolezza della sua importanza sociale e culturale. Il dialetto si parla ancora a Fano? Sì che si parla ancora a Fano, l'avete per televisione. Ma lo tramandate anche ai figli e ai nipoti? Pochissimo, perché non ci rispondono. Da lei invece, signora? Sono tutti grandi, no, non parlano tutti l'italiano, ma io amo il dialetto. Io comincio dall'italiano, poi all'improvviso vado a finire il dialetto. Non sono fanese proprio, ho 40 anni che sto qua, per cui... Però... Sì, sì. Se sent subito che ne fanesse. Parlare dialetto può essere sinonimo di simpatia, un modo di porsi alla mano nei confronti degli altri che in alcuni casi rende le parole più vivaci ed espressive. Per l'88% degli intervistati il dialetto è una lingua da tutelare e tramandare alle future generazioni. Riflette infatti almeno 20 secoli di storia, raccontando con la varietà dei suoni e degli accenti sofferte vicende e desiderate conquiste. Ci sono le commedie in dialetto, c'è tutto, no? Anche gli generi fanno commedia. Sono la suocera di Marco Lucertini e di Stefano Facchini. Loro fanno il dialetto, ma a casa loro, le nipoti, non lo parlano. No. Non gliel'ha fatta ancora? No. La ricerca ha rivelato anche un'elevata frequenza di utilizzo del linguaggio dialettale nell'ambito di diversi contesti sociali e quotidiani. È risultato che l'85% di marchigiani lo parla spesso in famiglia, l'83% invece con gli amici e quasi la metà sul posto di lavoro. Non so, la nuova generazione, se riescono a parlare in dialetto. Dice, c'è qualche carenza nei giovani. Magari qui c'è di più parlare il rumeno e il col, magari. È rumeno e albanese. Non si parla, insomma, in famiglia sempre, quindi qualche volta con gli amici, però sempre più raramente, comunque, mi rendo conto. Gettare nel dimenticatoio le parlate locali potrebbe essere un grave errore, andrebbe quindi combattuto, perché rappresentano la costante presenza nel tempo di un patrimonio culturale sempre vivo. No, dico, mio marito era marinaio e praticamente e parlavano più in dialetto che in italiano. Adesso spazio alle vostre segnalazioni, vi facciamo vedere una fotografia, la fotografia che ci ha mandato un nostro telespettatore. Guardate questa bicicletta, è una bicicletta abbandonata da oltre un anno all'inizio di Viale Europa, a Fano, alla quale un po' per volta sono state asportate alcune componenti o da 2 o 3 mesi anche la grossa catena che prima la legava alla rete. Nemmeno l'ASET, scrive questo nostro telespettatore che ci segue tutte le sere, si preoccupa di trasferirne le spoglie. Allora, il telegiornale è finito, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che le vostre segnalazioni sono sempre molto importanti per la nostra redazione, quindi continuate a chiamarci, a segnalarci, 338-496-8250 oppure redazione@occhionotizia.it. Il telegiornale torna domani, grazie a voi tutti, l'augurio di una buona serata.